Si è da poco conclusa in Palazzo Vecchio la conferenza stampa in occasione della settimana europea della mobilità, in cui il Comune di Firenze ha presentato gli ultimi progetti per quanto riguarda una mobilità più sostenibile per la città e le zone limitrofe. Si è parlato di pedibus, di bike sharing, di piste ciclabili, ma anche della nuova app IF che ha terminato la sua sperimentazione. Per quanto riguarda le piste ciclabili, il piano Bartali ormai è diventato celebre, con 100 km di piste ciclabili che saranno realizzate e poi 20 km di corsie ciclabili. L'incremento del bike sharing con un bando che il Comune ha presentato per trovare 3 aziende che si dovranno occupare anche dell'affitto appunto di monopattini e di biciclette, e per cercare di implementare appunto una mobilità diversa anche all'interno della città, sempre comunque nel rispetto delle regole, soprattutto per quanto riguarda i monopattini, che ultimamente stanno presentando delle problematiche e che naturalmente gli utenti dovranno imparare ad utilizzare in maniera corretta. Ma soprattutto si è voluto evidenziare attraverso questa conferenza stampa la presentazione dell'app IF di Infomobilità Cittadina, un'app che ha visto una sperimentazione con 1200 utenti, oltre 600 messaggi da parte di chi ha usufruito dell'applicazione per consigli e migliorie. Adesso l'app è pronta, è un modo diverso per muoversi in città, per avere informazioni in tempo reale sugli spostamenti, sugli incidenti, sui cantieri, ma non solo, anche per informazioni sui mezzi pubblici e sui tempi di percorrenza. Sarà un'app attiva, non appunto passiva, per gli utenti, che potranno segnalare eventuali disservizi, incidenti, in maniera tale che la stessa app in diretta possa effettuare delle migliorie e delle segnalazioni per la cittadinanza. Insomma, tante cose di cui si è parlato oggi in Palazzo Vecchio per una mobilità che a Firenze cercherà di essere sempre più vicina al cittadino.